Sempre più ampio, sempre più ricco il concetto di benessere. Le nostre storie non sono solo quelle di persone che perdono peso o che puntano ad un obiettivo di perfezione estetica secondo modelli consolidati. Alimentazione, fitness, attività fisica, nuove frontiere della medicina e progetti innovativi, certo, ma anche scelte di vita, affetti, certezze e conferme. In questa puntata parleremo di ginnastica osteopatica, un progetto nuovo che parte da Piacenza. Seguiremo ancora il lavoro di un personal trainer, anche e soprattutto nella collaborazione con un osteopata. Vi racconteremo una storia vera. Donna in carriera, ma anche piacentina affezionata alle sue radici. Sì, la storia è quella di Vittoria Avanzi, ex dirigente del comune di Piacenza. Da qualche mese vive e lavora a Roma. Il suo ruolo è quello di capo della segreteria del sottosegretario all'istruzione Roberto Reggi al Ministero. Poco spazio per l'attività fisica, dunque, molto lavoro. L'impegno a proseguire il progetto avviato con Gigi Bergonzi a Ganga rimane, ma adesso al primo posto c'è la professione. Questo salto di qualità, un'occasione unica da vivere fino in fondo. L'attività si svolge dalle 8 del mattino fino alle 20:30, 21, quando va bene. Quando ci sono le riunioni interministeriali possiamo tirare anche fino a mezzanotte. Queste sono le giornate tipo nell'attività che sto svolgendo. Dal lunedì? Dal lunedì al venerdì, il venerdì cerco sempre di venire a casa prendendo il treno dalle 19:35 per essere a casa alle 11:30 e quindi rimanere a casa almeno il sabato e la domenica. Si può dire che hai portato un po' i ritmi piacentini a Roma, negli uffici Sì, a li Roma? abbiamo portati, ma soprattutto li ha portati Roberto Reggi, i ritmi piacentini a Roma, certo. Insomma, questo spendo due parole perché credo che Piacenza sia anche orgogliosa, no, di questo Sì. risultato, di avere un tassello importante del governo in questo momento che dà anche dei segnali, sta dando Sì, dei segnali in un belli. settore non da Sì, poco, eh. poi nonostante sia poco anche il tempo che stiamo lavorando a Roma, vedo che c'è un grande riconoscimento del grande impegno che ci stiamo mettendo e credo che questa sia una grandissima soddisfazione, veramente. Come ha cambiato, beh, professionalmente possiamo immaginarlo una grossa opportunità, ma come ha cambiato la tua vita questa esperienza romana? Come la sta cambiando? Beh, la mia vita è cambiata totalmente perché comunque ho dovuto abbandonare quelle che erano le mie abitudini qui a Piacenza, quindi l'aperitivo magari con le amiche, la palestra perché ero abituata ad andare almeno 3 volte alla settimana in palestra, la quotidianità in certe cose perché adesso tutto è basato sulla partenza lunedì mattina alle 6:34 col treno. Il rientro, come dicevo prima, alla sera a mezzanotte, quindi sabato e la domenica cerco di concentrare tutto, dalle mie commissioni personali, al vedere le mie amicizie, a stare un po' con i miei affetti. La palestra però non ci sta più? La palestra ci sta, soprattutto perché Gigi mi massacra di telefonate, di memo che mi portano a sentirmi perennemente in colpa. E ci sta il sabato mattina. Il sabato mattina cerco di trovare. La prima cosa che faccio è andare da Gigi. Allora, torniamo un po' indietro. Non hai abbandonato questa abitudine, non hai abbandonato questo centro perché questo centro ti ha, e soprattutto anche la buona volontà che ci hai messo tu, ti ha dato però l'opportunità di perdere chili, Sì? no? E arriviamo un Sì? po' al nocciolo. Tu sei arrivato a... Intanto il rapporto con il tuo corpo, con il peso, con l'eccesso o meno di peso, com'era? No, io non ho mai avuto problemi di non accettazione o di sentirmi male e di non vedermi. Sono sempre stata abbastanza bene con me stessa. L'unico problema grosso che ho sempre avuto, avendo problemi di pressione alta, ma questo ereditario della mia famiglia, è chiaro che quando la pressione comincia ad alzarsi e quindi i mal di testa arrivavano, la preoccupazione aumentava anche perché io ho perso il mio papà a 23 anni per un ictus cerebrale, quindi sui problemi di salute ho un attimino le antenne alzate, ma non è mai stato un problema di dovermi vedere magra per un discorso estetico. Per me è molto importante la salute e sentirmi bene col mio corpo.
Ecco, e quindi hai scelto, però voglio dire, il problema di qualche chilo in più c'era, no? No, Mi hai il problema detto. di qualche chilo in più c'era perché, come mi ha sempre detto la mia mamma, io sono un po', ho un po' una costituzione a fisarmonica. Ci sono i momenti in cui mi stringo un filino, i momenti in cui mi allargo, è bellissimo. Però sì, poi ti spiace perché poi in realtà l'ingrassare ti porta a sentirti fisicamente più stanca, a far più fatica a fare cose che sono importanti nel quotidiano, tipo camminare o anche reggere certi ritmi di lavoro. E allora ho sempre cercato, quando vedevo che dilagavo un filino, di ritornare un attimino nei ranghi. Quindi essere in forma per essere più efficiente, Sì, per sì, star sì, bene, sì, sostanzialmente quello. sì, sì. Sì. Quando sei arrivata da Gigi, quindi lo scopo era perdere una fetta Sì, consistente di di peso, perché ero peso. bella ingrassata in quel periodo. Era vero. Ci sei riuscita? Sì, con un impegno grandissimo di Gigi, perché per me è un professionista fantastico. Un impegno mio perché ho sempre vissuto molto in positivo quello che mi comunicava e anche a volte il suo modo un po' rude di rapportarsi con le persone, perché capivo l'utilità e anche la buona volontà che c'era nel trasmetterti quelle che erano i suoi insegnamenti e comunque la sua voglia di farti capire che era un modo per migliorare te stessa, ma non perché volesse vedermi magra, ma perché effettivamente anche lui in tante cose mi spiegava che era un lavoro che avrebbe fatto bene alla mia muscolatura e al mio star bene. Vittoria è una persona fantastica. Se dobbiamo partire dalla fine, dico che mi ha dato un grande dispiacere perché mi ha praticamente abbandonato. Ci ha abbandonato la città, ha abbandonato Piacenza e per Piacenza è una grande perdita perché è una persona fantastica, è una persona umile, è una persona intelligentissima e da una sola parola. Quando ti dice una cosa è quella. Piuttosto di rimangiarsi la parola si fa in quattro. Il nostro approccio è stato abbastanza traumatico, come sempre con le persone che hanno qualche chilo di troppo da smaltire e sono restii a chiudere la bocca. Ho una persona che è la mamma di Vittoria, la famosa Colombina che ho intravisto un paio di volte, che mi ha sempre remato contro perché diceva che faceva diventare anoressica la figlia, vedeva la figlia particolarmente dimagrita e patita. E pensava di abbuffarla nei weekend quando sistematicamente presenziava nella casa della Colombina. Di compensare quello che Quello riuscivi a che io far perdere tu. E toglievo metteva la Colombina. Allora, salutiamo anche Colombina. salutiamo anche Colombina. Abbiamo raggiunto un accordo di massima dove i weekend non erano più così assidui, ma erano un po' più saltuari. Uno sì, uno no, due no, uno sì. Poi tre no e uno sì, poi però c'era la zia che si ammalava, la nonna che la chiamava, mia nonna è vecchia, la Colombina è vecchia, deve far da mangiare per tutto corte perché lei ha un bindi che a quanto pare va notte e giorno, soffre di insonnia a quanto pare e cucina per tutto corte maggiore. E da una mamma così è difficile che esca una figlia particolarmente magra, però ci si è messa d'impegno, ha capito che era per la sua salute, che voleva piacersi. Ed è riuscita a perdere tanti chili, a cambiare forma, sta bene, è una bella ragazza. Adesso spero che il clima romano non me la trascini in quel tunnel dove tutti i romani prima o poi finiscano, perché la loro cucina è particolarmente abbondante e grassa. Le hai dato i compiti però da eseguire a Roma, qualcosa che possa fare anche senza di te, senza la tua assistenza No, io diretta? penso che a Roma quando finisci i suoi compiti ordinari debba solamente andare a letto perché per fortuna ha poco tempo per mangiare. Mi dice che le cene sono tardi, ha poca fame, è molto stanca, quindi siamo ancora nella fase iniziale dove un po' l'emozione, un po' l'organizzazione del lavoro le impedisce di mangiare troppo. L'ho vista, è molto in forma. Mi ha promesso che con la fine dell'estate, riorganizzando il lavoro, vede che ha uno spiraglio almeno per venire una volta alla settimana a fare un lavoro di intensità e poi magari a Roma riuscirà anche a ritagliarsi qualche ora in qualche palestra per continuare il lavoro che ha intrapreso qua. Me lo auguro, lo spero, vivamente. Condividerei però una riflessione che ho fatto anche con lei e che ci porta anche ad altre storie che abbiamo già in qualche modo raccontato. Anche Vittorio è una persona che è arrivata da te per dimagrire, ma con la consapevolezza che perdere chili non significa soltanto riacquistare un'immagine estetica, se vogliamo, migliore, ma soprattutto la salute, no? Soprattutto la salute.
La maggior parte delle persone che perdono peso e quindi vanno ad agire sul sistema metabolico della massa grassa hanno anche una riduzione di trigliceridi, di colesterolo se alto e quindi sicuramente a livello cardiovascolare è solamente una conquista, oltre che la carrozzeria, anche il motore ha bisogno di essere messa a punto, a regime. La vittoria era costantissima, due volte, anche tre volte la settimana, quando è riuscita a ricavarsi qualche ora in più, alla mattina presto, era una delle sette meno un quarto della mattina, sbrigava la sua pratica e poi per tutto il giorno era tranquilla perché aveva timbrato il cartellino. Avevo ottenuto degli ottimi risultati anche a livello metabolico, perché quando lei è entrata aveva un deficit metabolico incredibile, il suo cuore non si voleva alzare, non era abituata a fare attività, non conosceva le tecniche, non sapeva come muoversi, in più l'affanno iniziale delle persone che non fanno attività da tanto tempo o ne hanno sempre fatto poca, superato lo scoglio del primo mese, mese e mezzo, dove a lei sembrava impossibile raggiungere determinati risultati, alla fine veramente lei era un gioiello. Veramente vederla ad allenarsi diresti, avresti detto questa persona è tempo che frequenta una palestra.